I medici di famiglia della provincia di Salerno sono pronti ad avviare i servizi di diagnostica di primo livello all'interno dei loro studi, ad implementare le novità volute dal ministro Speranza, che prevedono micro team e fondi a disposizione dei medici di medicina generale per l'acquisto di apparecchiature diagnostiche. E quanto è emerso questa mattina nel corso della cerimonia inaugurale della nuova sede provinciale della sezione della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Salerno in via Acquasanta, nella zona industriale. Un taglio del nastro alla presenza delle massime autorità sanitarie della medicina generale, che ha visto la presenza a Salerno anche del segretario nazionale della FIMC Silvestro Scotti, che nel corso di un suo intervento ha precisato tutte le novità volute in manovra dal governo rispetto all'attività dei medici di famiglia e alla promozione della diagnostica di primo livello all'interno degli studi di medicina generale. Una riforma epocale per l'organizzazione della medicina generale, ha spiegato il dottore Scotti, segretario nazionale. Le strumentazioni che i medici di famiglia avranno a disposizione potranno essere facilmente usate anche durante le visite domiciliari e ci consentiranno in tempo reale di poter consultare gli specialisti. Insomma, saranno i nuovi kit della borsa del medico. Noi oggi inauguriamo simbolicamente questa nuova sede. In realtà le motivazioni vanno oltre questo gesto simbolico, perché oggi questo evento è destinato soprattutto a parlare con tutti i medici che rappresentano la medicina generale di questa regione, perché noi abbiamo l'espressione di tutti i medici, le rappresentanze di tutti i medici di medicina generale della regione, ma anche il nostro vertice nazionale, il dottore Scotti, dove si parlerà anche del nostro recente, quello che verrà a breve, accordo collettivo nazionale. I cambiamenti saranno stupefacenti per quello che riguarda il nostro lavoro. Ci sarà una trasformazione completa del nostro modo di fare i medici. Si dovrà dare più tempo al medico per fare il medico e alla burocrazia dovranno badare altre persone che collaboreranno con noi nei nostri studi e che avranno questo compito. Il medico deve fare il medico. Oltre a questo, noi abbiamo due grosse ambizioni: quelle di andare incontro, di cucire un vestito sartoriale sulla pelle dei nostri pazienti. Noi stiamo facendo un contratto nazionale dove non chiediamo nessun ristoro economico per noi, ma chiediamo soltanto, e lo chiediamo con forza, quelle cose che servono per migliorare l'assistenza ai nostri pazienti. Oggi la tecnologia digitale ci aiuta, sono tutti apparecchi che possono essere collegati ai dispositivi mobili, quindi facilmente trasportabili. Io dico, poiché molti stanno parlando di diagnostica nello studio, io dico diagnostica nella borsa, anche perché se la popolazione diventa anziana e fragile noi dovremo porci il problema di fare questi esami al domicilio. Così sarà più facile fare una diagnosi e allo stesso tempo non rimandare il paziente a studi esterni? Innanzitutto il paziente risparmia il ticket, perché se a questo punto io ho un dubbio devo chiaramente approfondire quel dubbio attraverso un elemento diagnostico. È chiaro che bisogna fare però una distinzione: non è che noi diventiamo un centro accreditato che eroga prestazioni diagnostiche. Noi, nella base della nostra valutazione clinica, che parte sempre dall'anamnesi, dalla conoscenza del paziente, dalla sua storia clinica, dalle valutazioni semeiologiche, praticamente avremo la possibilità in più di affinare quella valutazione sul problema che il paziente ci porta, tant'è che la medicina generale non lavora per diagnosi, lavora per problemi. Il calcolo di attivare questa possibilità è legato al fatto che noi dobbiamo aumentare la probabilità di certezza di una diagnosi. Oggi la probabilità di certezza di una diagnosi è limitata alla capacità di occhio clinico, che per carità è significativa da parte del medico, però la tecnologia affinerà questa probabilità senza determinare necessariamente processi di refertazione o di valutazione sostitutiva dell'attività specialistica.